Fate una zuppa, professore. Io sono sempre stato immortale, io sono l'immortale. A me non mi fa paura niente. Però a casa mia non prendo l'ascensore. Il mio vicino dice, ma che, non tieni coraggio? No, non tengo i 10 centesimi. Sono morto o non sono morto? Io non sono morto, non riesco a morire. Anche dopo 40 giorni di quarantena con mia moglie, di pizze, 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 al 40° giorno ho detto, amore, gentilmente fai una pizza un po' più grande. E perché? Perché mi devo lanciare giù dal cornicione. Ho superato tutto, incidenti, sparatori, attentati, pure un centro commerciale con mia moglie, sì. Al centro commerciale ora quando vai ti misurano la febbre prima di entrare. Secondo me te la devono misurare all'uscita per i prezzi che sono aumentati. Siamo andati in un negozio e mia moglie ha visto una borsa. Ma una donna quando vede un vestito ci riflette, quando vede un paio di scarpe ci riflette. Ma quando vede una borsa, ha visto la borsa la vita. Allora ho chiamato il commesso e ho detto, mi date questa borsa per mia moglie? 300 euro. Mua, 300 euro. Si sono morte tanto, non muore più. Ho detto, amore, veniamo la settimana prossima che ci sono i saldi. Io sono immortale, mica sono strunzo. Questo è stato tutta la settimana a casa, quello che metteva, metteva, ci andava bene quella borsa. Hai visto? Mo se avevo quella borsa, hai visto? Mo se avevo quella borsa, non vi dico quando ha visto che ce l'aveva mia sorella. Mamma mia! Si sono morto tanto, non muori più! Sono dovuto correre il primo sabato possibile al centro commerciale. Sono andato nel negozio, ho detto date la borsa a mia moglie. Sono finite, arrivano fra 3 mesi. Mamma mia, che è successo? I carrelli tremavano, mia moglie mi schiaffeggiava. Diceva, hai visto, ti sei dimenticato quando volevo un cappotto, ti sei scordato quando volevo un maglione, ti sei scordato quando volevo le scarpe. Ora per farti riprendere e fare bella figura mi devi prendere l'orologio come ce l'ha tua sorella, quello d'oro. Amo, mi sono scordato le carte credito. Se non sono morto tanto, non muori più.